42. Open. Allora, parliamo invece adesso insieme ad Alberto Macaluso, che sicuramente molti di voi conosceranno, è un po' la mascotte di Lucca Comics and Games, una delle menti dietro a Mondo Nerd, piuttosto che altre mille attività che sicuramente ci racconterà adesso appena si presenta. Voglio parlare insieme a lui e fare un po' di polemica gratuita, come al mio solito, del nuovo Lucca Comics and Games. Perché è nuovo? Perché dopo le varie lamentele degli ultimi anni, l'organizzazione di Lucca ha deciso di riorganizzare un minimo la fiera e di spostare un po' le cose in giro, di aggiungere biglietterie, ma soprattutto voglio lasciare la parola ad Alberto che ci spiegherà prima quali sono i cambiamenti e poi dopo io gli farò un po' di domande su Lucca. Prego, Alberto. Allora, intanto buonasera a tutti gli spettatori. Scusatemi se non posso attivare il video, ma qui purtroppo, qui in campagna, le linee sono, ahimè, pessime. Grazie Siamo Telecom. sempre in Italia, va bene uguale. Grazie Interbusiness, grazie Telecom. Noi tutti vi ringraziamo per averci dato la fibra ottica ovunque. Ma al di là di questa simpatica e abbastanza sterile polemica, parliamo di Lucca Comics and Games. Allora, Lucca Comics and Games quest'anno sarà sicuramente rivoluzionario. Perché sarà rivoluzionario? Perché intanto l'espansione, quasi stile Cavaliere dello Zodiaco, del Japan Palace, ha, diciamo, obbligato in qualche modo l'organizzazione a trasferire completamente il Japan Palace e a farlo diventare un Japan Quarter, ovvero un quartiere giapponese e non più Sì. solo un palazzo. Quindi questa è sicuramente la più grossa e importante delle rivoluzioni di quest'anno a livello logistico. L'altra importante rivoluzione è lo spostamento, diciamo, degli stand importanti, ovvero Warner e Ubisoft, che probabilmente, perché questo è ancora in fase di sviluppo da parte dei tecnici di Lucca Comics and Games, dall'attuale locazione, ovvero in Piazza San Michele, che era un pochino stretto, quindi uno stand importante come quello della Ubisoft veniva quantomeno messo in una posizione laterale, verrà invece messo probabilmente in una locazione molto più bella che sarà Piazza Anfiteatro. Piazza Anfiteatro, che tra l'altro è una delle piazze più evocative e più famose d'Italia, se vogliamo. Quindi questo sicuramente gioverà anche per la distribuzione delle persone, perché chiunque di voi sia stato a Lucca Comics and Games sa che manca un po' diciamo, di accessibilità da parte delle utenze, quindi Direi. manca un percorso circolare, manca tutta una serie di situazioni che però, diciamo, gioco forza causate anche dall'ambito cittadino, questo sicuramente. Poi, diciamo, gli organizzatori, io ho avuto modo proprio questa sera di riparlare per avere notizie il più fresche possibili con Emanuele Vietina, il quale mi ha detto che stanno lavorando per migliorare, dove possibile, la situazione del padiglione dei Games, cioè di Lucca Sì. Games. Sappiamo tutti che purtroppo il padiglione è un padiglione estremamente trafficato e pieno di folla, di bambini, più o meno bambini urlanti, brufolosi e soprattutto sudati, che affollano, come dire, affollano un enorme quadrato dove tutto è molto stretto. Ma purtroppo per motivi, diciamo, tecnici non è possibile allargare quel padiglione, quindi in qualche modo blocco subito le polemiche, nel senso che ci sono dei problemi logistici legati all'ingrandimento di quel padiglione, almeno per il momento, o almeno per quest'anno, forse nel prossimo anno, perché stanno lavorando a un ampliamento di tutta la manifestazione, vi do questa news, diciamo, almeno per quest'anno non ci saranno ingrandimenti del padiglione, ma hanno promesso dei miglioramenti a livello di usabilità
del padiglione. Cioè, fondamentalmente almeno confermami che sposteranno l'ingresso e l'uscita e li metteranno in due lati diversi del diavolo di stand, perché il problema più grosso negli ultimi anni è che si entrava e si usciva dallo stesso lato, oltretutto stesso lato su cui sfocia anche uno le mura della città. Per intenderci, sto mostrando adesso la nuova cartina. In questo angolo qui maledettissimo c'è l'ingresso, l'uscita, un tunnel sotto alle mura e le mura che gli girano attorno. Allora, io negli ultimi anni ho avuto la fortuna di entrare e uscire sempre con il pass stampa, per cui fondamentalmente facevo il giro dalla parte opposta e me ne fregavo delle file oceaniche e di quei poveracci che invece erano lì a spiumare e a bestemmiare contro l'organizzazione. Almeno che si sposti l'ingresso e l'uscita in due punti diversi, per esempio il fumo Guarda elettrico. Antonio, io non vorrei dire delle inesattezze, ma il problema purtroppo non è dell'organizzazione, nel senso che dietro a una manifestazione di questo tipo vi è sempre un grandissimo caos organizzativo, ma stranamente, e lo dico proprio non per piaggeria, ma proprio perché lavoro in tante manifestazioni, vi posso garantire che a livello di organizzazione Lucca Comics and Games è sicuramente il migliore evento in Italia per quello che riguarda l'organizzazione. No, ma su questo non ci piove. Purtroppo il problema spesso è dato dalle nostre leggi, nel senso che ci sono tutta una serie di leggi sulla sicurezza, tutta una serie di leggi antincendi, eccetera, che spesso per assurdo creano più problemi che opportunità. Io non sono sicuro di questo, non voglio dire una cosa inesatta, ma probabilmente penso che la localizzazione di quelle biglietterie e degli ingressi sia dovuto al discorso delle uscite di sicurezza, che è assurdo perché tu mi dirai Eh beh, sicuramente. sì, Lo direi che è assurdo perché in realtà era tutto meno che sicuro. Insomma, chi è stato a Lucca lo scorso anno si ricorda benissimo le file. Io ho avuto la malaugurata idea di uscire una volta insieme agli altri e mi sono ritrovato letteralmente per 10 minuti a non camminare ma a essere trascinato dalla folla. Cioè, potevo anche lasciarmi cadere che sarei comunque rimasto in piedi. Quindi, cioè, Ma sicuramente quello è perché sei no. tu che sei vecchio, perché per esempio noi giovani usiamo una forma di teletrasporto avanzato che ci consente lo spostamento da una parte all'altra della città senza nessun tipo di problema. Questo, come dire Antonio, è un tuo problema, no, scherzi a parte però. Effettivamente la logistica delle persone è un enorme problema, anche Certo. perché ricordiamo che Lucca Comics and Games è la seconda manifestazione al mondo subito dopo Tokyo, ha battuto il Comic Con di San Diego quest'anno e quindi capirete bene come gestire una massa informe di nerd brufolosi non è esattamente semplice, ecco, questo Allora, ma su sicuramente. questo non ci piove, Alberto. Io, anzi, guarda, hai fatto bene a farmelo notare. Io lo scrivo e lo dico sempre giù il cappello verso Lucca, nel senso che hanno fatto una cosa incredibile negli anni. Io ci vado da tanti anni, ci andavo anche quando era molto nerd in un unico capannone fuori e si faceva 2 volte all'anno. È cresciuto enormemente. È secondo me la fiera più bella che c'è al mondo, proprio esteticamente, grazie a Lucca, la città che è di per sé fondamentalmente un'area fieristica incredibile. Mi dispiace molto che all'estero non sia così conosciuta come dovrebbe. Fa comunque numeri incredibili in Italia e questo so benissimo che non è facile organizzare una cosa del genere, quindi più cappello per l'organizzazione Però di ecco, Lucca a prescindere. quello L'unica che posso. cosa è appunto l'area game, che tutti gli anni parliamo sempre delle stesse cose. Mi sembra, io sempre da uno esterno, dal classico vecchietto che rompe le balle e fa il commentino, mi sembra strano che non si sia ancora riuscito a trovare uno spazio alternativo oppure uno spazio diverso per i videogiochi, invece che mantenere tutto quanto insieme allegramente. Capisco che è meglio per gli espositori perché è la folla, eccetera, però avere
la folla è inferocita e sudata e grondante, incazzata dentro e fuori perché non si riesce a trovare uno spazio più grande, non mi sembra una grande scelta. Però No, chiaramente allora qui non posso diciamo. sapere tutto e quindi Allora, lascio Antonio, a chi invece ha le mani in pasta a decidere queste cose. Sicuramente ci saranno delle polemiche anche quest'anno. E ti ringrazio Alberto, grazie mille. Ci risentiremo, ti rinviterò per altri argomenti e anche per riparlare male ancora un po' di Lucca. So che mi amano tantissimo nell'area stampa di Lucca, quindi quest'anno non avrò il pass stampa probabilmente. E ci rivediamo alla prossima volta. va benissimo, grazie Antonio, grazie a tutti e buona serata. Ciao. Andiamo avanti. Andiamo avanti. 42. Okay.